Avrete probabilmente visto il film Matrix e quindi sono sicura che vi ricorderete questa immagine. Pillola rossa o pillola blu? Beh, se siete di quelli che solitamente guardano i telegiornali o tutt'al più, insomma, vi spingete a guardare, che so, un Ballarò piuttosto che un Santoro, oppure se siete di quelli che leggono regolarmente i giornali asserviti al potere dal punto di vista economico e politico, beh, per voi è la pillola blu. Stop! Spegnete il video, non è per voi. Direste che è complottismo, che sono una pazza, direste, se siete educati, che sono un mucchio di fesserie, magari mi tirereste pure un accidente, e quindi, siccome la mia salute ci tengo e non ho per niente voglia di perdere tempo, insomma, ingoiatevi la vostra pillolina blu e continuate tranquillamente a dormire i sogni tranquilli che vi garantisce la realtà artificiale che vi hanno costruito attorno. Se invece volete sapere qualche cosa di più, documenti alla mano, ritrovabili con approfondite ricerche sul web per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi di cui vado a parlare, se volete sapere qualche cosa di più, dicevo, su chi governa l'informazione e su chi manipola l'opinione pubblica, prendete la pillola rossa e cercate di seguire l'intrecciarsi di nomi, istituzioni e banche. La pillola rossa, sappiatelo però, è amara, è amarissima. Per chi già conosce qualche cosa, questa però non sarà che una conferma e ci si renderà conto di come si sta allargando sempre di più la voragine. Mentre se non sapevate potreste spaventarvi. Ma non c'è da temere un nemico che si conosce, perché ci si può organizzare per difendersi. Molto peggiore è lasciare agire un nemico che non si conosce, un nemico che agisce coperto, fra l'altro, dalla politica e dai media. Una sorta di teatro della normalità. Iniziamo allora. Aspen è una piccola cittadina in Colorado, negli Stati Uniti, conta poco meno di 7.000 abitanti e deve il suo nome all'abbondante presenza sul territorio di pioppi tremuli. Appunto Aspen in inglese. Niente geografia per oggi. Parliamo di Aspen perché lì nel 1950 fu fondato l'Aspen Institute con il fine di, leggo testualmente, incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo e il dialogo sui problemi contemporanei. L'Aspen Institute è stato finanziato in tempi recenti dalla Foundation to Promote Open Society, strettamente collegata a George Soros. Ve lo ricordate? Il miliardario, speculatore, il forgiatore di tante rivoluzioni colorate, da Otpor nella ex Jugoslavia sino a quelle più recenti che hanno lambito anche zone dell'Europa. I finanziamenti poi sono arrivati anche dalla Bill e Melinda Gates Foundation, per intenderci Microsoft, dalla Carnegie Corporation, sarebbe interessante parlare della Carnegie, dalla Ford Foundation e dal Rockefeller Brothers Fund. Rockefeller. Chi è Aspen? Aspen Institute, perché è una serie di diramazioni. Chi è Aspen Institute? Chi siede all'interno di Aspen Institute? Presidente e amministratore delegato dell'Aspen Institute è un certo Walter Isaacson, già amministratore della CNN. Membro del Bipartisan Policy Center, un centro per la politica bipartisan, e membro della Trilaterale. Chissà in che occasione avrà avuto modo di conoscere Monti, visto che guarda caso il nostro Monti siede proprio in Aspen, Italia, e visto che lo stesso Monti, fino a poco meno di un anno fa, era anche a capo del ramo europeo della Trilaterale. Strane coincidenze, no? Nel consiglio di amministrazione di Aspen siede anche Patrick Gross, direttore della Capital One Financial Corporation, una corporazione finanziaria, e dirigente del Lovell Group, una compagnia di consulenza e investimenti privati. È anche membro del comitato esecutivo per lo sviluppo economico, una sorta di think tank, di posto dove ci si riunisce, dove si ragiona, dove si fa opinione in merito alla politica economica. Presidente
all'interno del gruppo di discussione sulla politica in Aspen Institute è Robert Steele, già sottosegretario al tesoro nell'amministrazione Bush e già vice amministratore di Goldman Sachs. Anche Michael Powell fa parte di Aspen, dello stesso gruppo, e dopo essere stato inserito nella Commissione federale sulle comunicazioni da Clinton e designato presidente della stessa commissione da Bush, ha preso servizio come consigliere politico per l'ex vicepresidente guerrafondaio statunitense Cheney. Una piccola particina in commedia all'interno di Aspen Institute ce l'ha anche Richard Braddock, già manager esecutivo della Citigroup. Se non sapete che cos'è, lo cercate su internet e vi rendete conto che parliamo sempre dell'universo, banche, assicurazioni, finanza. Ruolo più emblematico è quello rivestito da Madeleine Albright, ex segretaria di Stato degli Stati Uniti e attuale amministratrice di un hedge fund che porta il suo nome, Albright Capital Management. Fa parte anche del Council on Foreign Relations, detto anche CFR, lo pronuncerò altre volte, è il maggior gruppo di orientamento in politica estera. La Albright è anche presidente del National Democratic Institute, un gruppo che assiste i movimenti politici in tutto il mondo, nonché direttrice anche questa Albright del Center for a New American Security, di cui fanno parte diversi membri del team per la sicurezza nazionale di Obama, il presidente degli Stati Uniti. La Albright dirige anche una cosa che è letteralmente impronunciabile, l'NCUSCR. Che cos'è? È una cosa, un'istituzione, una realtà, un comitato che promuove la cooperazione fra Stati Uniti e Cina, basandosi sull'assunto che, leggo testualmente, buone relazioni fra i due paesi sono vitali per gli interessi statunitensi e mondiali. Nel CFR, Council on Foreign Relations, con la Albright, siede anche un altro consigliere di Aspen, ovvero Vin Weber, già amministratore del National Endowment for Democracy, quella realtà supporter di tante rivoluzioni colorate, per intenderci. Ma l'uomo chiave all'interno di Aspen Institute è sicuramente Stephen Friedman, attuale direttore di Goldman Sachs, ex governatore della Federal Reserve di New York ed ex direttore del CFR, il Council on Foreign Relations. È direttore emerito del Brookings Institute, un altro dei centri poteri che restano troppo spesso nell'ombra. È significativo anche il ruolo di Frederick Whitmore, dirigente apicale della banca Morgan Stanley, così come quello di Robert Hurst, già vicepresidente di Goldman Sachs e attuale membro del CFR, Council on Foreign Relations. Nel consiglio di amministrazione di Aspen siede anche John Doerr, consigliere economico del presidente degli Stati Uniti in materia di lavoro e competitività, e anche membro del consiglio di amministrazione di Google e direttore di Amazon. La rete internazionale di Aspen Institute, ora mi sono soffermata sul consiglio amministrativo, una rete davvero molto estesa, dicevo, la rete internazionale di Aspen Institute ha partner a Berlino, Lione, Tokyo, Nuova Delhi, Bucarest e Roma. Sì, anche in Italia. In Italia Aspen Institute organizza tavole rotonde, conferenze, seminari. Ad esempio è dal 2007 che organizza l'Aspen Institute Italia Seminar on Values and Society, cioè il seminario italiano dell'Aspen Institute sui valori e sulla società, ispirato, anche qui leggo testualmente, al programma centrale di riconosciuto successo della tradizione di Aspen Institute negli Stati Uniti. O ancora, altro tipo di seminario, è quello che viene organizzato in Italia e gestito dalla Aspen negli Stati Uniti, sulle leadership, sulla globalizzazione e sulla ricerca di valori comuni. Cominciamo a capire qualche cosa di più. E quindi la domanda è: come lavorano all'interno di Aspen? Anche qui cito testualmente dal sito, ho avuto modo di parlarne ancora di questo passaggio. Il metodo Aspen privilegia il confronto e il dibattito a porte chiuse, e quindi in segreto. Attorno al tavolo Aspen discutono i leader del mondo industriale, economico, finanziario, politico, sociale e culturale,
compresi quindi giornali, radio e TV. In condizioni, si legge, di assoluta libertà espressiva e riservatezza. Peccato che il tutto, appunto, sia segreto e che quindi i cittadini non ne possano sapere nulla. E quindi scatta la seconda domanda: chi è che fa parte di Aspen Italia? È un po' come la RAI, di tutto, di più. Nel comitato esecutivo siedono personaggi come Giuliano Amato, che è anche presidente onorario, Lucia Annunziata, ma anche Fedele Confalonieri, Gianni De Michelis, Umberto Eco, John Elkann, che è pure vicepresidente, Franco Frattini, Enrico e Gianni Letta, lasciarne fuori uno insomma non pareva bello, Emma Marcegaglia, Paolo Mieli, Romano Prodi e Giulio Tremonti, che è pure il presidente. Un bel esecutivo bipartisan, non c'è che dire. Ci sono poi i soci sostenitori, che non solo finanziano le attività che vengono svolte, ma, si legge, partecipano direttamente con il loro contributo di idee. E questa è la cosa che ci deve preoccupare di più. Ci deve preoccupare perché chi sono i soci sostenitori? Si va dagli inceneritoristi dell'A2A, all'Ansaldo, all'ANAS, per poi passare una sfilza enorme di banche, industrie degli armamenti, parecchie multinazionali, colossi farmaceutici e così via. Siccome esiste l'elenco sul web, esiste materialmente, dovrebbe essere di 4 pagine perché sono numerate, ma esiste solo pagina 3 e 4, oppure sono in ordine alfabetico. E vedi, l'elenco c'è e quindi mi sarebbe piaciuto riprodurlo sul blog in modo tale che lo possiate scorrere tutto, però in fondo c'è una piccola postilla che dice: il presente documento non può essere utilizzato per fini diversi da quello istituzionale di Aspen Institute Italia. Morale della favola, non si può divulgare, e allora invito direttamente voi a farvi un'idea. Andate sul sito aspeninstitute.it, cercate la comunità Aspen, cliccate sui soci e sui soci sostenitori. Vi apparirà un PDF con l'elenco di chi influenza dal punto di vista economico con le proprie idee Aspen Institute, e quindi di chi decide in un qualche modo come deve essere confezionata l'informazione. Buona lettura, ma prendetela a piccola dose. Ci sono poi, oltre ai soci sostenitori, anche i soci ordinari, gli amici di Aspen, gli Asper Junior Fellows, perché insomma bisogna cominciare a coltivare i nuovi mostri per il futuro. Ci sono i former Aspen Junior Fellows, che erano gli ex giovani, una sorta di linea di continuità, e infine gli elementi dello staff. Ora, sicuramente vi starete chiedendo perché ho preso di mira l'Aspen, non c'è alcun tipo di antipatia personale, anzi, cerco solo di sapere. Però nel gennaio del 2009, una delle edizioni serali del TG1, quella delle 20 per intenderci, ha aperto dando trionfalmente la notizia che si inaugurava una stagione di collaborazione fra la RAI e Aspen Institute. Ma abbiamo visto che fa parte del comitato esecutivo della cellula italiana. E quindi non si tratta solo di RAI, ma c'è anche Mediaset, c'è anche la carta stampata, ci sono veri e propri potentati che hanno a che fare con Aspen. E quindi Aspen viene ad avere un potere enorme, determinante, rispetto all'informazione che viene preparata. Siccome fra l'altro ogni cosa è vera, se si è vista o se si è sentita in televisione, vi rendete conto di quanto potere abbia Aspen su ciò che la maggior parte dei cittadini italiani viene a pensare? Su che potere abbia Aspen nel manipolare l'opinione pubblica? Un'informazione che, ripeto, viene confezionata con il contributo economico e di idee di banche, industrie farmaceutiche e degli armamenti, oltre a multinazionali di ogni tipo. E noi crediamo a quello che ci danno da bere. Noi crediamo alla realtà artificiale nella quale ci hanno immersi. Crediamo quindi che sia giusto continuare a fare la guerra destra contro sinistra, PD contro PDL, Lega contro IDV, UDC contro SEL o contro comunisti vari. Ci scagniamo fra di noi con senso di appartenenza ad un simbolo, ad una realtà, perché questo è quello che vogliono loro, perché ci vogliono divisi, ci vogliono distratti e quindi ammaestrati, perché tramite la loro disinformazione possono renderci mansueti, possono anestetizzarci e possono spegnerci. Ora non abbiamo più scuse.
Lo sappiamo, è amarissima da digerire, ma questa pillola ci può rendere consapevoli e ci può salvare.